quello che diciamo spesso e volentieri, questo è il mio carattere. A volte è la risposta a un atteggiamento insano, poco edificante. Non ci posso fare niente, sono fatto così. La parola di Dio ci insegna che la grazia di Dio invece cambia il nostro cuore, cambia la nostra mente, trasforma potentemente il cuore. E questa grazia è operante dal quando noi abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Cos'è che frena? Cos'è che può impedire? Cos'è che può rallentare il processo che ha iniziato Dio nella nostra vita attraverso l'azione efficace dello Spirito Santo? Questo processo, questo cammino, questo percorso di santificazione che ci porta, che tende a farci assomigliare a Cristo, a raggiungere quello stato di perfezione. Cos'è che può impedire? È la nostra carne, il nostro io. È a volte la superficialità. Facciamo attenzione, fratelli e sorelle, a non mentire, a non essere sleali. Allontaniamo da noi ogni furbizia, ma ci sia invece lealtà, sincerità, amore fraterno, semplicità, che sono caratteristiche e devono essere caratteristiche di ogni credente. Per natura noi non siamo buoni, noi siamo dei semplici tizzoni scampati dal fuoco, ma la grazia di Dio ha operato dentro di noi. E se prima c'erano dei pensieri, degli atteggiamenti, delle parole che venivano pronunciate, adesso no. Abbiamo deciso di rinunciare all'impietà. Ci sarà sempre qualcuno che ci farà arrabbiare. Ci sarà sempre qualcuno che ci tratterà ingiustamente. Ci sarà sempre qualcuno che ci offenderà. E allora pensiamo a Cristo. E credo che ci passi subito.